Fallout 76 è certamente uno dei titoli più discussi dell'attuale generazione e la domanda più frequente che la gente si pone è: vale l'acquisto? Fallout 76 è un capitolo spin-off della saga di Fallout, nata nel 1997 e diventata celebre dopo l'acquisizione dei diritti da parte di Bethesda con Fallout 3 e Fallout New Vegas. Per semplificare il tutto, abbiamo deciso di stilare una lista di pro e contro di questo nuovo e controverso capitolo, ambientato in un futuro post-nucleare. Prima di cominciare con l'analisi, vi lasciamo qua in alto a destra il link al video unboxing della Power Armor Edition del gioco, un'edizione limitata davvero incredibile. Veniamo adesso ai pro. Fallout 76 è un titolo multiplayer always online, che richiede una connessione ad internet per poter accedere ai server di gioco e che ospita al loro interno fino ad un massimo di 24 giocatori. È quindi possibile giocarlo interamente con un amico o un gruppo di amici fino a 4 giocatori per squadra. È il capitolo cronologicamente più vicino al devasto nucleare avvenuto nel 2077. Il gioco è infatti ambientato nel 2102 e permette di conoscere attraverso audiolog, lettere e terminali la vita prima, durante e immediatamente dopo il fallout nucleare. Un ulteriore pregio di questa scelta temporale è la presenza di creature mai viste prima nella serie. Stando alle dichiarazioni fatte da Bethesda, la mappa di gioco è 4 volte più grande di quella del precedente capitolo ed è estremamente varia. Al di là della varietà di nemici e di situazioni in cui ci si può imbattere grazie a diversi eventi a tempo sparsi per la mappa, Fallout 76 ha dalla sua parte una direzione artistica di tutto rispetto, che offre spesso scorci mozzafiato. La progressione del personaggio è strutturata in modo simile ai vecchi capitoli con il sistema special, ma vi è stata apportata una modifica. I punti special adesso serviranno ad acquistare delle carte avendo ognuno un differente perk, divise per i diversi attributi iconici della saga. Questo sistema di progressione permette di modificare in qualsiasi momento la build del nostro personaggio, permettendo al giocatore di cambiare modo di giocare in qualsiasi momento. L'esplorazione e il farming sono indispensabili. La raccolta di materiali per craftare armi ed armature è infatti uno degli aspetti più importanti del gioco. È possibile costruire basi ovunque in qualsiasi momento grazie al sistema camp. Utilizzando i materiali raccolti è infatti possibile costruire la propria base in qualsiasi punto della mappa, a differenza del precedente Fallout 4 in cui le zone erano prestabilite. Ogni base potrà essere costruita anche in cooperativa e necessiterà delle misure di sicurezza adatte per prevenire possibili attacchi da parte delle creature che abitano l'Appalachia. Il PvP è a prova d'infame, è stato infatti strutturato in modo tale da prevenire la mattanza di giocatori di livello più basso da parte di player avanzati. Per combattere infatti vi è una sorta di invito e i danni durante le lotte PvP vengono equilibrati per permettere ai giocatori di livello inferiore di avere una chance di vittoria. Una particolarità del sistema di PvP è che se succede un altro giocatore verremo segnalati sulla mappa come ricercati e avremo sulla nostra testa una taglia. Procediamo adesso con i contro. Il gioco soffre di un numero piuttosto vasto di bug e glitch che in diverse occasioni possono andare ad intaccare l'esperienza di gioco. Bethesda si è dimostrata molto attiva per quanto riguarda il supporto post-lancio. Sono state pubblicate ad oggi 2 patch di cospicue dimensioni che hanno leggermente sistemato o limato diverse problematiche legate al frame rate, la cooperativa, i glitch grafici e altro. È quindi un gioco in continua evoluzione. Se siete dei puristi della grafica, Fallout 76 non è il gioco che fa per voi. Al di là di diversi bug, per la maggior parte passabili, il gioco ha un comparto tecnico-grafico palesemente datato sia su console che su PC. Fallout 76 soffre di numerosi e inspiegabili problemi di performance, in quanto, nonostante il comparto tecnico sottotono, è propenso a cali di frame rate anche in situazioni dove non accade nulla a schermo. Questi problemi vanno a penalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco, perché si presentano soprattutto nelle fasi di shooting e, dato che il gioco è totalmente in tempo reale, non ci permette di utilizzare un approccio tattico, ma necessita di un'immediatezza che non sempre è possibile. La telecamera in terza persona è praticamente inutilizzabile durante i combattimenti, dato che è quasi impossibile colpire un nemico a distanza ravvicinata non avendo un buon senso di profondità. Questa problematica è accentuata ulteriormente negli interni delle strutture. Come citato nei pro, Fallout 76 necessita di una connessione ad internet obbligatoria per poter giocare. Questo significa che, a differenza dei precedenti capitoli, non può essere giocato in qualsiasi momento. Bethesda ha scelto di rimuovere gli NPC umani dal gioco, infatti otterremo quest, audiolog, lettere e via discorrendo da terminali, robot, mutanti, cadaveri, eccetera. Gli unici esseri umani che incontreremo nel gioco sono gli altri player. Abbiamo deciso di inserire questa caratteristica nel contro, non perché di per sé sia un difetto, ma perché è comunque una scelta che si sarebbe potuta evitare inserendo un numero di NPC ridotto per non dare un senso eccessivo di solitudine e distacco dai precedenti capitoli. Il sistema di PvP è troppo restrittivo, in quanto la scelta di inserire il danno ridotto sotto forma di invito al combattimento limita la libertà del giocatore nel momento in cui decide di ingaggiare battaglia con il prossimo.
Lo spazio nell'inventario e quello disponibile nel proprio accampamento sono stati volutamente ridotti per alleggerire i server di gioco. Essendo un gioco che fa del farming e della collezione di materiali una delle sue pietre miliari, questa scelta rende la gestione dell'inventario un po' troppo selettiva e limitata. Ci sono poi diverse informazioni importanti che però non ci siamo sentiti di inserire né tra i pro né tra i contro, perché sono state scelte dovute al cambiamento apportato al gioco passando dal classico single player ad un multigiocatore. Il sistema di SPAV è ora in tempo reale, questo significa che non avremo più un time freeze in cui avremo modo di decidere e valutare con calma il punto migliore in cui colpire il nostro avversario, ma dovremmo decidere sul momento e in tempo reale. L'attributo carisma non ha più nulla a che vedere con l'eloquenza, vista l'assenza di dialoghi. In Fallout 76 il carisma influenzerà le ricompense ottenute dagli eventi pubblici e ci permetterà di condividere i benefici di una determinata carta perk con tutti i membri della nostra squadra. La gestione di questo attributo è quindi stata ottimizzata per l'esperienza in multigiocatore. Al netto di queste considerazioni, Fallout 76 vale l'acquisto? È un gioco così terribile come è stato dipinto dalla stampa specializzata? Oggettivamente è un gioco ricco di problemi, ma in costante evoluzione. Ci sentiamo di paragonarlo a No Man's Sky, gioco criticato e massacrato dalla stampa all'uscita e oggi elogiato dagli stessi che in precedenza ne furono giudice, giuria e boia. Al di là del comparto grafico arretrato, che purtroppo non verrà mai sistemato, tutte le altre problematiche possono essere risolte tramite aggiornamenti, soprattutto le performance, che ad oggi sono il problema maggiore. Per un amante della saga, questo capitolo può essere interpretato o come un esperimento, e quindi una boccata d'aria fresca rispetto al solito Fallout, o come un errore imperdonabile. Il nostro giudizio è positivo, ma non ci sentiamo di consigliarlo a chiunque. Nonostante i problemi presenti, Fallout 76 si presta ad essere un titolo divertente e longevo, che promette di tenere incollati allo schermo per molto tempo tutti quei giocatori che vedono nel gioco in cooperativa, nell'esplorazione, nel farming e nella lore un punto di forza. Per i giocatori che invece cercano un'esperienza più simile ai capitoli principali della saga, il gioco potrebbe essere un pugno allo stomaco per le problematiche che abbiamo citato in precedenza. Il nostro consiglio è quindi di guardare qualche video e cercare di capire se l'esperienza può essere adatta alle proprie esigenze o meno. Bisogna quindi andare oltre il giudizio perentorio delle testate giornalistiche per poter sviluppare un pensiero soggettivo e valutare se il titolo ha del potenziale da sviluppare o no. Se siete interessati a vedere un po' di sano gameplay commentato, vi lasciamo qua in alto a destra le nostre live su Fallout 76. Se avete qualche domanda o volete farci sapere la vostra opinione, non esitate a commentare. Grazie per averci seguito e al prossimo video. Un saluto post-nucleare dai Crew Dudes.